Ma non era l'unico modo di stabilire il valore di un guerriero. Il valore di un guerriero si stabiliva anche con le sue abilità, se vogliamo ludiche o sportive, perché i Longobardi erano esattamente molto sportivi, dimostravano il loro valore con prove di abilità e destrezza. Ovviamente era qualcosa di mutuato da quello che dovevano poi essere, cioè guerrieri. Quindi, nello specifico, questa sera vedrete la sfida della corsa con i tronchi, e quindi quelli che vedete qua, che difficilmente voi affetterete per fare la legna, loro dovranno portarli dove ci sono i loro canapi, ok? Da una parte e dall'altra, l'uno contro l'altro. E sarà anche una sfida con il tempo, perché sono 5 coppie, solo 4 vanno in semifinale. E quindi vedrete una sfida ulteriormente avvincente. Non basterà vincere, ma anche vincere contro il tempo. Prima di fare la presentazione degli atleti, prima di fare, di dare un nome a chi si sfiderà, gli acrobati del sole, in gesto beneaugurante, faranno volare uno dei loro meravigliosi rapaci che planerà qui da noi, proprio come gesto beneaugurante per i nostri guerrieri che sono pronti a dare spettacolo. Chiedo un grande applauso agli acrobati del sole, e li trovate a Cividale del Friuli. E allora, e poi darò un saluto collettivo e un grande applauso, chi vedrete contendersi adesso il titolo nella corsa dei tronchi? Dagli Invicti Lupi, Grimaldo! Contro di lui, dai Mos Maiorum, dalla Bulgaria, Jean! Il secondo scontro sarà dai Bandung Frae, dalla Romagna, Matteo! Dai Mos Maiorum, contro di lui dalla Bulgaria, Stefan! Terzo incontro, sempre dagli Invicti Lupi, Luca! Io non mi ricordo se è lui l'atleta infortunato dal... Ok? Ok, in battaglia si è infortunato dai quarto decimani dalla Slovacchia, Peter, che salutiamo. Quindi Luca dovrà comunque combattere contro il tempo. Il quarto incontro sarà Dennis dagli Invicti Lupi contro Francesco da Benevento Longobarda. Il quinto incontro dei quarto decimani dall'Austria, Geza contro dai Nordegard dall'Ungheria, Benedek. Poi non finisce qui, perché dopo avremo anche la lotta, e nella lotta avremo anche
Gergo e Nordegard. Sarà contro Francesco che abbiamo salutato, poi ci sarà anche dagli Elvagar. Leonardo! Eccolo qui Leonardo! Il leone degli Elvagar. Contro di lui Jean che abbiamo presentato prima, Grimoaldo che l'abbiamo presentato. Eccolo qua Tommaso! E andrà contro Stefan dei Mos Maiorum e poi il campione del 2022 e vi chiedo un grande applauso. Insieme le mani, diamo la carica ai primi che dovranno andare a sfidare i tronchi e Cronos, il dio del tempo. Guerrieri, attendete il mio via. Due, uno, via! Comincia la sfida, Grimoaldo aggredisce subito il primo tronco, Jean lo fa trovare pesantissimi, vi ricordo, la pioggia li ha già ulteriormente appesantiti. Li lancia letteralmente Grimoaldo, però altrettanto agilmente Jean li fa correre lungo il nostro tracciato. Terzo tronco per Grimoaldo, ma il terzo anche per Jean. Hanno scelto tutti e due, cambia la strategia Jean e sceglie un tronco più leggero. Ne sceglie due. Ma Grimoaldo sta aggredendo. Un applauso! Forza Jean! Grande Jean ancora e anche Grimoaldo! Io mi sposto perché lo speaker spiaccicato non è un bellissimo momento, eh? Sì, infatti. Forza Jean, forza Grimoaldo! Un minuto e 15 secondi, questo è il momento! Credetemi, stanno sbuffando perché sono durissimi, durissimi da spostare. L'acqua non ha fatto altro che renderli ancora più pesanti. Ed ecco, è finita e abbiamo anche il primo tempo. Chi vuole vincere dovrà migliorare il tempo di 2:03
e 59. 2 minuti 03 e 59, il primo crollo. E adesso Matteo dai Bandu Freae contro Stefan Neas Meierum, si riposizionano, si riposizionano i tronchi. Un applauso a Jean che vuole terminare la sua prova fino in fondo. Grande Jean! Don't worry. Due, zero, tre e 59. Il tempo da battere. Oh. Tranquillo, lo speaker è attentissimo, quindi... Avete capito che mestiere difficile fare lo speaker in queste condizioni? Sei preso praticamente come un bersaglio, per cui il pericolo è il mio mestiere. Ecco. Matteo? Stefan? Al mio tre! Uno! Due! Tre! Via! Il primo tronco è andato! Forza pubblico, diamogli la carica! Un grande applauso! Incessante il tamburo. Vai, vai, stai! Matteo contro Stefan, Matteo contro Stefan e contro il tempo. Matteo contro Stefan e contro il tempo. Sì, con le mani! Così! Le mani! Le mani! Le mani! Le mani! Forza anche voi! Scaldiamoci! Scaldiamo l'atmosfera! Forza le mani, ragazzi! Diamo onore a questo coraggio e questa forza che stanno mettendo! Vamos! Le mani! Le mani! Grande tempo intanto! Vai Mori, stai! Stanno sentendo la fatica! Adesso servite! Adesso Mars! Adesso! Un applauso! Ed è finita! 2:21:60! Un grande, grande applauso! Forza! E adesso è la volta di Luca contro Peter. Invicti Lupi contro Quarto Decimani, Slovacchia. Thank you.
contano i tronchi, perché prima nella sarabanda ovviamente sono stati mescolati, quindi deve essere ristabilita l'equità dei tronchi, ok? L'equità dei tronchi da calcare. Ok. Ed eccolo qua, ristabilita. Ancora. Guardate il loro sguardo, sbuffano, hanno gli occhi iniettati di fatica. Cinque a quattro in questo momento i tronchi, ma con un coraggio leonino sta Seguite il tamburo! Attenzione, perché sta recuperando! Ed è il vincitore, 2:09:50 il suo tempo, ma un grande applauso anche al guerriero sconfitto. Con la forza e questi dannati tronchi saranno un atleta di casa degli Invicti Lupi, Denis, e da Benevento Longobarda, Francesco. Chi deve ancora competere, il miglior tempo, 2:03, entrare in finale. Uno, andiamo! Due tecniche differenti, lo porta un
stanno colpendo. Lo fa rotolare anche! Francesco contro Denis! Solo un minuto è trascorso. Solo un minuto è trascorso, sono stati velocissimi finora e mancano i tronchi più leggeri, se vogliamo. Attenzione. Alzalo, pubblico, diamogli la carica! Nuovo e adesso la quinta e ultima sfida nei quarti di finale tra Geza e Benedek. Geza contro Benedek, ci dirà chi saranno i quattro, i fantastici quattro che andranno in semifinale in questa torrenziale, veramente, sfida. Torrenziale di energia, di fatica. E fai un passo in avanti, vieni con me. Volevo solo farvi vedere che ci sono tanti tipi di rievocazione, un modo di mostrarvi quanto sia credibile questa e che questi ragazzi quando fanno qualcosa legato al mondo logobardo lo fanno esattamente come lo facevano i Longobardi e i segni li vedete sul loro corpo. Davvero un grande applauso a questi ragazzi. C'è qualcuno che invoca già stigmate e passione. L'ultima sfida. L'ultima sfida! E allora! 3, 2, 1, andiamo! Attenzione, velocissimi anche loro! Velocissimi anche loro, perde la fascia, cambia la strategia, ne prende due, li lancia, sono velocissimi entrambi, sarà una sfida davvero appassionante, forza pubblico, scivolosissimi tronchi. Lo prende ancora! Forza così, forza così, forza così! Lo lancia! Ma alla grande! Sono davvero pari! Sono velocissimi! Ecco, lo fa rotolare!
52, 72, nuovo record! Per cortesia gli atleti qui che chiamiamo, chi passa alle semifinali, così vi diamo anche un attimo di respiro. Ok. The best time 1:52.72 da Nordegard Benedek. At the second place col secondo posto con tempo di 1:53.91 Benevento Longobarda, Francesco! Ah, scusa, Dennis, scusa Dennis, ho alzato gli occhiali, ho sbagliato. Devo riabbassare gli occhiali. Fai un passo avanti Luca, al quinto posto ma purtroppo fuori dalle semifinali, ma voglio qui per un applauso, Matteo! Altro. Adesso è uno contro l'altro. Siete sfidatevi! E andiamo! Parte Grimaldo! Ma in vantaggio Grimoaldo col terzo. Luca cerca la rimonta. Rodriguez al tronco.
Luca sta benedicendo ogni tronco che sposta. Ancora, ancora Grimaldo! Poco! Vado all'ultimo tronco! Non lo trascina, lo carica! Lo carica ancora! Pura potenza selvaggia! Matteo Grudina! Di entrambi, che non era esattamente boh, leggeri, beh, bello, bello. E adesso non c'è più. Strategia differente tra i due atleti, i due guerrieri, ha scelto i tronchi più leggeri. Denis Benedek sceglie i bocconi più amari da trasportare, i tronchi più pesanti, ma ancora Benedek contro Denis, anche lui vuole pareggiare i conti, tronco più leggero per lui. Denis contro Benedek, i due migliori tempi, i due migliori tempi della sfida, sarà appassionante, forza Romance! Seguite il tamburo. Benedek contro Denis. Sarà davvero una sfida appassionante! Sarà una sfida appassionante! Forza Romance! Sono praticamente pari! Sono praticamente pari! Denis all'ultimo! Denis all'ultimo! Benedek all'attacco! Sono letteralmente sfiniti. Letteralmente sfiniti. Per spiegarvi la fatica, come here please. All the athlete of this exercise,
per spiegarvi la fatica vera, come ho detto prima, non è una rappresentazione. Qui torniamo indietro, dove ci vuole il coraggio, ci vuole la forza, dove c'è anche la sconfitta. Lui ha vinto, ma fisicamente non è più in grado di continuare, per cui gli facciamo un grande applauso e in questo momento facciamo comunque un applauso a quello che è il vincitore, come succede anche nella vita, ovvero Grimoaldo. E allora, in questo caso per no contest, ma è assolutamente, adesso portiamo anche il nostro Dennis che davvero è provatissimo, per cui... E allora siamo pronti! Ok, quindi un grande applauso e adesso possiamo prepararci... Sì, per le premiazioni stavo dicendo, per premiare comunque gli atleti, quindi... Arriva la nostra Sara. E io vi darei alla fuga, se nessuno ha niente contrario, io vi darei alla fuga. Sì, esatto. Scusate, non è Harakiri, ma l'ho fatto lo stesso. Prego, donne, Sandra ed Elisabetta, prego, si avanzino. E allora andiamo a premiare. Forse lo conosci. E allora... Il vincitore! Do you will explain this in English? I will... No, traducerei. O in Italian. Ok, can translate very well. So, we are very happy. This is the first sports event that we can sponsor with Lego, which is a Roman drink called Posca. And that's basically all. It's a historic recipe, it's very good, and we're giving it to the best ones in this competition. È la prima volta che questo evento verrà sponsorizzato con questo nuovo prodotto, si chiama Lego, ed è fatto con ingredienti storici, per cui lui è pronto a donarlo al vincitore. Che dovrà avere molta energia a quanto pare, ma che distribuirà tutto il suo team. E Grimoaldo riceve anche la ribolla gialla, la bottiglia dei vincitori. E allora? Così chiamo la medaglia. Ecco. La medaglia del primo posto nella gara dei tronchi. Ecco, per Grimoaldo. Per la diretta, Ivan, ho vinto io, ti aspetto nel 2024, altro che scappare in barca. Lanciato il guanto della sfida. E questo anno abbiamo anche creato la maglietta commemorativa dei giochi tribali longobardi e quindi ogni vincitore di ogni gara anche riceve come premio la maglietta. Eccolo. E un bacio. Che bello, c'è anche l'amore nei giochi tribali longobardi, c'è anche l'amore. E allora siamo pronti per cominciare le sfide nella lotta. I primi a sfidarsi saranno da Nordegard, Gergo, e da Benevento Longobarda, Francesco.
Allora, qui passo a Grimoaldo per spiegare la lotta in cosa consiste in questo caso. Allora, dopo aver visto i tronchi, faremo una forma di lotta libera, ma una forma di lotta libera consentita sia a chi è allenato in questo sport, sia chi semplicemente si cimenta. Quindi abbiamo cercato delle regole semplici, nelle quali ovviamente si lavora di fisico, di muscoli e tutto, ma senza chiavi articolari o soffocamenti, come sarebbero in realtà nella lotta, in alcuni principi di lotta. Lo scopo per vincere è buttare a terra il nemico e allontanarsi in modo che il nemico terra in un'unica mossa non possa riaggrapparsi a noi. È un modo di dominazione sull'avversario, molto semplice. I primi guerrieri, Gergo Dan Aldegard contro Francesco da Benevento Longobarda. Basta il ginocchio o la mano a terra. Riprendiamo! Contro di lui dai Mos Maiorum, Jean! Vai Leo, cazzo! 3 Il vincitore, Leonardo! Dagli invicti lupi, Grimoaldo! Dagli insubli antiqua, Davide! C'è Davide dagli insubli antiqua. Scaliamo di uno e allora contro Grimoaldo, Ghezza. Oh.
Ivan. Go! Si riprende. E allora... Scusate. Luke contro Tommaso. 3-2. Ancora Romance, sfida molto equilibrata, diamogli le mani, sentite il tamburo. E allora ce l'abbiamo, eccolo qui! Dicti lupi. Dai Mos Maiorum, Stefan, dai Nordegard, il vincitore dell'edizione 2022, Zygmunt!
Tommaso Zygmunt. Cominciamo con la prima sfida del nuovo turno. Gergo contro Leonardo! Tre, due, uno! Andiamo! Le mani. Prova letteralmente di forza. No, non ha mollato. Una sfida tra titani questa, una sfida tra titani davvero. Un applauso per l'incredibile combattimento e vince Leonardo! Un grande combattimento, un grande, grande combattimento! E adesso è la volta di Geza contro Tommaso! Thank you.
Break, break. Per un applauso anche per questi due veri gladiatori. Ed eccolo qui il vincitore. Ha vinto Chiesa. Zygmunt. Esatto. No, assolutamente non può fare subito. Sì, assolutamente. Ma infatti stavamo vedendo quello, perché non si può combattere. Ecco, intanto che i nostri tre finalisti prendono fiato, siccome avete visto che non è nulla di preparato, ma anche qua se le danno, anche se non ci sono armi. Ed è per questo che avrei voluto enfatizzare questa continua lotta per la supremazia fisica. In un popolo di guerrieri il fisico era fondamentale e ci si doveva essere. Il loro solito lavoro, chi era povero nei campi o chi era ricco in altre attività fisiche. Quindi abbiamo pescato un po' per questi giochi dalla tradizione degli uomini delle steppe. Ancora oggi in piedi delle steppe, dove i guerrieri si affrontano a cavallo, a piedi, in queste prove di virilità. Attenzione, virilità non in senso spregiativo come le intendiamo nel 2022. La virilità per noi. Sciocchezze del genere. No, qui è mettersi alla prova, superare i propri limiti. E qui ora siamo alla finale. Alcuni di loro hanno fatto i tronchi e ora vanno avanti a pestarsi. Quindi vi chiediamo per questo ultimo lotta. Che sono ancora in competizione. Un applauso, Leonardo Elvagar. Un applauso, Sigmund Nordegard. Men. Sì. Infatti, sto facendo quello.
rappresenta. Attento che la faccia. Attento che la faccia incazzare. E dai. Ho rischiato la vita una volta di basta. No, scherzavo. Sandra, dai. Infortunio. Leonardo, Sigmund contro Leonardo, adesso voglio sentire il ruggito di Le Mans, 3, 2. Prova. Siete alzati nello stesso momento. Sì. No, era per dire. Adesso piglio anch'io qua. Grandi gladiatori! Le mani! Ancora! Break. Se non c'è continuità di movimento, io fermo, ok? Ancora! Le mani, ancora, per l'ultimo sforzo. Occhio ai tronchi, mi raccomando.
senza la lente, lo sta sentendo, non lo sta vedendo. Questo è veramente uno scontro. E allora abbiamo un vincitore!